Ciao a tutti e benvenuti. Nel tutorial di oggi andremo insieme a imparare una variante della costa 1x1 che esteticamente è uguale, come vedete si presenta nello stesso modo, ma che vi permette avere, realizzare un collo più stabile, cioè rimane sempre elastico come il nostro motivo, come la costa 1x1 ha l'effetto, ma non si allarga in modo eccessivo, quindi è più stabile. Una costa 1x1 rivisitata che diventa mezzo elastica da quella classica originale. Questo perché vi possa essere utile? Perché vi permette, ad esempio, se state realizzando un golfino, un maglione con il collo alto, che ad esempio dovete andare a fare anche quei 15 centimetri e dopo lo dovete far girare, se fosse fa stato fatto con una costa 1x1 si può fare, sì, però rischia di allargarsi, quindi almeno una parte è consigliata di andare a far realizzare la parte iniziale, quella più attaccata al collo sopra il quale poi andrà fatto lo svolto, di andarlo a realizzare con questa semplice variante della costa 1x1. Ci sono le piccole differenze nella presentazione da davanti e dal rovescio del lavoro, cioè sono veramente poche, ma come vedete dal rovescio del lavoro si presenta leggermente modificato, come se fossero state fatte a ritorto, e invece da davanti si presentano con la classica semplice costa 1x1. Quindi questo è un video in cui appunto impariamo un piccolo trucchetto, accorgimento per avere dei progetti dal punto di vista tecnico migliori e più precisi. Possiamo iniziare. Quindi, dopo aver messo la base del nostro collo, il nostro elastico, andiamo appunto a fare questo passaggio e vedere insieme come lavorarlo. Guardate, qui noi abbiamo appunto le maglie che si presentano a rovescio e le maglie che si presentano a diritto. Le maglie che si presentano a rovescio vanno lavorate a rovescio normale. Dopo che avete lavorato a rovescio normale, spostate il vostro filo come se doveste andare a lavorare il diritto, ma al posto di lavorarlo andate semplicemente a spostarlo. Subito dopo fate ricadere il vostro filato e andate a lavorare la maglia che si presenta a rovescio. La maglia che si presenta a diritto invece va spostato mantenendoci, ricordiamo, importante il filato da di dietro. Questa lavorazione, questa alternazione vi permette appunto mantenere il vostro motivo e appunto realizzare questo elastico che è più sicuro. Ci ricordiamo che questo passaggio va fatto sul diritto del lavoro, sul diritto del vostro lavoro. Quindi adesso dobbiamo andare a alternare per tutte le maglie, per tutto il nostro cerchio, appunto alternando la maglia che si presenta a diritto spostandolo, mantenendo il filato da dietro, e la maglia che si presenta a rovescio, lavorandolo al rovescio normale. Abbiamo fatto primo ferro del motivo di questo passaggio, il secondo va invece fatto, perché è composto comunque da due, secondo invece va fatto semplicemente mantenendo e portando avanti la costa 1x1 in cui lavoriamo la maglia a rovescio che si presenta a rovescio normale e diritto a diritto normale. Ecco qui, siamo arrivati al fine del secondo ferro. Ora siamo al terzo ferro che va fatto nello stesso identico modo del ferro numero 1, cioè la maglia a rovescio va lavorata a rovescio normalissimo
invece la maglia di dito va spostata mantenendo il filo da di dietro. E così si procede per tutto il cerchio. Quindi, per realizzazione di questo nostro elastico della costa 1x1, stabile ma elastico, senza ulteriori allargamenti, dovete appunto andare a mantenere la coppia di questi due ferri. Speriamo che questo video sia stato chiaro, che ci siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi. Se ci sono le domande, poneteli qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo. In più, ci potete trovare anche su Facebook. Grazie a tutti e al prossimo video tutorial.